Molto è stato detto e scritto, moltissimo anzi, sui campi di sterminio che sono ora oggetto di indagine, ma in modo davvero particolare di un libro di grande fascino, usiamo dire. Ovvero Quel che resta di Auschwitz, che è appena uscito per Bollati Boringhieri, ne è autore ed è il nostro ospite Giorgio Agamben. Agamben, la cosa più diretta, forse la più facile, che posso chiederle è perché lei si è occupato di Auschwitz. Ma naturalmente Auschwitz è un evento decisivo nel nostro tempo, no? Certo. Però a me quello che mi ha colpito è una sorta di contraddizione, per cui da una parte abbiamo visto negli ultimi anni accumularsi ricerche storiche che investigano i fatti, le circostanze in cui è avvenuto lo sterminio degli ebrei d'Europa, no? E d'altra parte però questi fatti restano stranamente incomprensibili, no? Tanto da giustificare l'atteggiamento di molti che dicono che Auschwitz è per sempre indicibile, sì, incomprensibile. E qui ho voluto, per così dire, prendere una posizione di mediana forse e provarmi a seguire la testimonianza, ascoltare la testimonianza. Però ecco, la cosa, il libro è veramente stata l'origine, l'inizio del libro, è che mi sono urtato subito a questo fatto veramente, così, che mi ha subito colpito tantissimo, che è il fatto che la testimonianza, ci dicono i testimoni, contiene una lacuna, cioè che a proposito di Auschwitz, dice Levi, non siamo noi i veri testimoni, la nostra testimonianza contiene un buco, una mancanza, che sono coloro che avrebbero potuto testimoniare e non hanno testimoniato. E cioè? Sono partito da questa lacuna. Ecco, e chi sono coloro che avrebbero potuto testimoniare e non hanno testimoniato? Ecco, questi veri testimoni, è un vero paradosso in Levi, sono appunto quei detenuti che non avrebbero comunque potuto testimoniare, quelli che nel gergo di Auschwitz si chiamavano i musulmani, cioè, sì, quei detenuti che avevano perduto ogni coscienza, ogni speranza, ogni umanità, ogni dignità. Noi testimoni ne parlano come di cadaveri viventi. Ecco, Levi, questa è la cosa che mi ha colpito, Levi dice sono loro, coloro che hanno toccato il fondo, i veri testimoni, non noi superstiti, che siamo stati in qualche modo favoriti. Quindi niente, io ho voluto, la mia ricerca è partita, come dire, per cercare di ridare un volto e una voce a questi esseri senza volto e senza voce, che però lei vi dice sono loro i veri testimoni. Sono quelle figure, queste dei musulmani, che appaiono soltanto in fotografia forse, anche se poi non ricordo più chi l'abbia notato esattamente, forse in una delle interviste che le sono state fatte a proposito del suo libro, ricordiamo molto più facilmente le fotografie terribili anch'esse dei cadaveri, dei campi di sterminio, piuttosto che quelle dei musulmani. Sì, infatti a me aveva colpito molto un film che gli alleati avevano girato a Bergen-Belsen subito dopo la liberazione del campo, e lì l'operatore si sofferma a lungo sui cadaveri, sui mucchi di cadaveri, uno spettacolo atroce davvero. No? E però a un certo punto, forse per inavvertenza, la camera si posa su dei musulmani, su specie di strani individui accucciati a terra, delle specie di larve, no? Ed è come se l'operatore, non che si è soffermato per lungo tempo sui cadaveri, trovasse così insopportabile la vista di questi cadaveri viventi, per così dire, che distoglie subito la camera e passa ad altro, no? Questo è impressionante, noi non abbiamo delle immagini di questi che Auschwitz si chiamavano i musulmani. Senta, Giorgio Agamben, indagare su questa figura che appunto non è entrata nei racconti e negli studi su Auschwitz, vuol dire avere qualche possibilità di spiegare Auschwitz o ci porta a toccare altre problematiche? Ma l'uno e l'altro, no? Per quel che concerne Auschwitz, il mio libro non è un libro di storia, certo, però mi è sembrato che a partire da ridando voce e volto a queste figure, Auschwitz potesse essere visto anche alla luce di un altro modello, quindi non solo il luogo della morte, dello sterminio, che certamente è stato, ma anche il luogo, per così dire, di un esperimento in un certo senso ancora più atroce, no? L'esperimento che era la produzione, la trasformazione di uomini in musulmani. Quindi in inumani. Sì, da questo punto di vista appunto Auschwitz, oltre al luogo della morte, è anche il luogo della creazione di questa dimensione tra l'umano e l'inumano, no? Che mi pare importante capire che quindi Auschwitz anche ha questa luce. Senta, e dopo Auschwitz cambia secondo lei nella nostra fine secolo, uso anche qui un'espressione alquanto convenzionale, la possibilità di definire che cos'è l'umano? Ma se in un certo senso sì, c'è una lezione di Auschwitz, è proprio quella che un po' io ho voluto dare a compendiare nel titolo, no? Quel che resta, intendendo che il resto non è un
un residuo materiale o numerico, no? Qualcosa che possa essere identificato, ma il resto è proprio uno scarto, qualcosa che è un resto ineliminabile tra l'uomo e il non uomo, tra l'umano e l'inumano, no? Mi sembra che Auschwitz ci mostri che non sia possibile tracciare una linea chiara, definita, come in fondo siamo abituati a fare dalla morale, dal diritto, no? Tra ciò che è uomo e tra ciò che non è uomo, tra ciò che è umano e inumano, no? È come se ci fosse l'umano fosse qualcosa che resta infinitamente dopo la sua distruzione. Senta, quindi Auschwitz, oltre ad essere il luogo del male assoluto, come è stato più volte detto, è anche il luogo dove appunto le categorie morali e giuridiche anche si confondono? Sì, appunto a me pare che Auschwitz mostri l'insufficienza, per esempio, delle categorie giuridiche, pure necessarie, pure assolutamente necessarie, no? I processi che sono stati celebrati a proposito di Auschwitz, no? Per quanto necessari e giusti siano stati, anzi probabilmente insufficienti rispetto alla grandezza dei crimini, tuttavia appunto mi pare che sia oggi evidente, no? Dopo tanto tempo, che il diritto non basta a dar ragione del fenomeno, no? Anzi, in qualche modo anche il diritto è coinvolto nella catastrofe di Auschwitz, no? Abbiamo bisogno di altre categorie che quelle tipicamente giuridiche, che in fondo sono quelle della colpa, della responsabilità, no? Per quanto sia giusto cercare i responsabili. Ecco, e quale limite, per esempio, allora ha incontrato un'altra categoria, che è l'etica, in Auschwitz e dopo Auschwitz? A me è sembrato che la sola etica possibile dopo Auschwitz, e anche questo, se c'è un insegnamento di Auschwitz per l'etica, no? Dal momento che molte delle categorie comuni della morale sembrano venir meno, è proprio la ricerca di un nuovo terreno per l'etica, che potrebbe essere quello della testimonianza, no? Ecco, cosa potrebbe essere un'etica della testimonianza, no? Provarsi a vedere ogni parola e gesto etico come avente il suo paradigma nel testimone, no? Quindi vedere la figura del testimone non da un punto di vista giuridico, ma da un punto di vista etico. E come dobbiamo intenderla questa figura? Nel nostro presente anche? Ma così come per Auschwitz mi sembra che il vero testimone non sia né il superstite, colui che veramente si è presentato a parlare, né il sommerso, no? Il musulmano, colui che non avrebbe potuto parlare, ma che è lui il vero testimone, no? Ma che sembra che la testimonianza si situi tra i due, no? Nello spazio tra il testimone e il musulmano, no? Tra colui che ha parlato e colui che non poteva parlare, no? Quindi la testimonianza qui testimonia, per così dire, per un'incapacità di parola, no? Per un'impossibilità di parlare. Mi sembra che questo è un paradigma interessante per l'etica, no? Vedere che, come dire, che l'umano sta in fondo in luogo di una impossibilità di parola, di qualcosa che ancora umano non è o non è più.